Allora, benvenuti a tutti. Mi scuso se ripeterò qualche informazione che già conoscete, ma insomma è importante anche per i nuovi che si sono collegati per la prima volta. Abbiamo anche dei referenti di amministrazioni che ancora non conoscono bene il progetto FAST, quindi è opportuno che dica qualche piccola cosa riguardo al progetto e che, come sapete, supporta i piccoli comuni nella transizione digitale. E 285 comuni, di cui appunto diverse anche unioni, hanno aderito all'ambito A, che è appunto all'ambito A di questo progetto, perché il progetto è diviso in più linee, e stanno, diciamo, realizzando con il supporto del Formez, con il nostro supporto, dei microprogetti di trasformazione digitale. Come abbiamo pensato, diciamo, di realizzare questa attività? Partendo, diciamo, da un assessment che, diciamo, fa un po' la fotografia di quello che è lo stato della digitalizzazione dell'ente e, come dire, da quello che emerge da questa fotografia che facciamo, diciamo, insieme, emergono, diciamo, alcune criticità, alcune priorità, alcune cose, diciamo, che è necessario fare subito. Quindi ci sono dei microprogetti che vanno dal piano triennale alla gestione documentale, diciamo, che sono quelli, diciamo, probabilmente in qualche modo più gettonati, insomma, su cui c'è bisogno di un affiancamento alle misure minime di sicurezza, eccetera. Insieme, diciamo, con voi, le amministrazioni, insomma, si decide, diciamo, a cosa dare priorità. Siete affiancati in questo da task force regionali, quindi da esperti che vi accompagnano, diciamo, in questo percorso che definiamo un po' insieme sulla base, appunto, anche di un piano di lavoro e di un impegno, diciamo, a lavorare insieme per raggiungere alcuni obiettivi. Abbiamo fatto già in passato dei webinar anche di un po' di app per approfondire alcune tematiche legate alla transizione digitale, che ovviamente è un concetto molto, molto ampio, ma anche molto importante. Sappiamo quante sono le necessità, soprattutto delle piccole amministrazioni, su questi temi, perché insomma il personale è poco, le esigenze sono tantissime e le cose, insomma, da portare, diciamo, gli obiettivi da raggiungere altrettanto impegnativi. E quindi, diciamo, come dire, in questo, diciamo, è il nostro supporto, è il supporto di questo progetto. Abbiamo pensato, appunto, oltre a questa attività sul territorio fatta con voi, anche di affiancare dei cicli di webinar formativi, informativi, che appunto, approfondiscono alcune tematiche che sono particolarmente importanti. Oggi, parleremo con il nostro collega Gianfranco Andriola dell'apertura dei dati nei piccoli comuni. Che cosa significa? Cosa sono i dati aperti? Quali sono le caratteristiche dei dati aperti? Qual è la normativa? Che cosa, diciamo, anche possono dare i dati e la pubblicazione dei dati? È quello che anche un comune, diciamo, un'amministrazione, seppur piccola, può fare e può appunto in qualche modo dare valore aggiunto alla sua comunità, valore economico alla sua comunità. E quindi Gianfranco Andriola, che è un collega che appunto lavora nel nostro gruppo di lavoro, è un collega che da tanto tempo si occupa di open government, di dati aperti per l'appunto, è appunto un architetto, diciamo, che appunto si è laureato al Politecnico e, come dire, ha una grande esperienza, diciamo, su queste tematiche. E seguirà poi un intervento e una testimonianza di un'amministrazione, in particolare appunto di Luca Lopomo del comune di Crispiano, che sarà intervistato da Claudio Forghieri, altro nostro consulente che ormai avete, diciamo, già conosciuto, e che appunto ci racconterà un po' qual è l'esperienza di un comune, diciamo, anche piccolo, insomma, non piccolissimo, ma abbastanza piccolo, e di quello che ha potuto fare, diciamo, con i dati
comunità, diciamo, con i dati aperti. E, troverete al solito sempre le slide e la registrazione del webinar in questa pagina, come vi dicevo, nella pagina del focus tematico Territori in Rete che è sul nostro sito Formez. Alla chiusura, diciamo, di questo webinar sarete poi reindirizzati su una pagina, diciamo, dove vi chiediamo di appunto dare il vostro gradimento, di darci comunque i vostri consigli anche su quelle che sono, su possibili anche temi che potremo affrontare, diciamo, prossimamente in altri webinar. Quindi a questo punto darei la parola a Gianfranco Andriola. E chiudo la mia telecamera e vi auguro a tutti buon webinar. Irene, grazie mille, grazie a tutti voi di averci raggiunti. Io appunto mi chiamo Gianfranco Andriola, lavoro per Formaz, sono un architetto, come diceva Irene un attimo fa. L'idea era quella di provare a raccontare il tema dei dati aperti, in particolare focalizzandoci su quali potrebbero essere gli impatti in un comune di medie o piccole dimensioni. Di farlo provando a guardare insieme, a ragionare insieme su quali sono le caratteristiche di un dato aperto, quali sono i riferimenti, quali sono le buone pratiche, provare ad avvicinarsi al tema in maniera molto divulgativa, molto chiacchierata, se possibile, magari anche con il vostro aiuto, nel senso che abbiamo una chat dove credo Daniele abbia appena scritto due righe, e potete tranquillamente intervenire in qualunque momento lo vogliate attraverso una riga di chat. Torno a ringraziare a Luca Lopomo del Comune di Crispiano per aver accettato il nostro invito, quindi vi pregherei anche di immaginare il seminario, cioè quello che vi racconto io, anche un po' funzionale al racconto di Luca Lopomo, nel senso davvero ci piacerebbe associare a una serie di concetti che contraddistinguono, come accennava Irene, il tema dell'open government in generale e dei dati aperti in particolare a un'esperienza pratica. Ci interessa soprattutto dare chiarezza rispetto al fatto che non è poi così difficile valorizzare il patrimonio pubblico attraverso l'apertura dei dati governativi di qualunque pubblica amministrazione, quindi anche di un comune di piccole o medie dimensioni, e soprattutto ci interessa far passare quella che è la logica, quelle che potrebbero essere le ricadute sui territori di quei comuni che decidono di avviare un percorso di valorizzazione dei propri dati. Detto appena dopo questa rapidissima premessa, io a mia volta provo a condividere le mie slide che dovrei trovare qui, mi chiedo soltanto un istante. Arrivo subito e subito dopo la condivisione delle slide, l'idea è di partire insieme per provare a capire come si può articolare un percorso di open data. Vi chiedo conferma a tutti voi, soprattutto i miei colleghi che hanno. Sì, Sì, Irene, si vedono? vediamo tutto, Perfetto. grazie. E appunto il titolo era no, ripartendo dal titolo, quello che ci interessa intorno a tutto questo è anche capire come il progetto FAST possa supportare i comuni in questo processo di valorizzazione e di apertura dei dati, e avremo modo di capirlo insieme, soprattutto partendo dall'idea di dato aperto, cioè di che cosa si tratta. Guardate, non è nulla di particolarmente complesso, nel senso si tratta di riprendere le informazioni che verosimilmente qualunque amministrazione pubblica già cataloga, già detiene sul proprio PC, sui propri server, sui propri applicativi, e renderli disponibili a chiunque. Farlo con qualche accorgimento, vedremo tra un istante bene di che cosa si tratta. Però davvero a mio avviso è importante capire cioè partire per parlare di dati aperti in maniera consapevole, è importante partire da quelle che possono essere le ricadute dell'open data, cioè una volta che i dati sono disponibili a chiunque, cosa potrebbe accadere? Ad esempio, no, qui a Roma da un po' di tempo, credo che è una cosa che avvenga più o meno in tutte le principali città italiane, quando sei alla fermata del bus e stai aspettando che l'autobus arrivi, puoi contare sulla possibilità di guardare quegli orari su un'applicazione comodamente accessibile al cellulare che ti dà un'informazione
più o meno precisa di quando è che sta arrivando quell'autobus e quindi ti permette di organizzarti, o meglio ancora ti permette di uscire dall'ufficio in coincidenza dell'arrivo dell'autobus. Insomma, è un'informazione che fino a prima di adesso era impossibile avere, da qualche anno a questa parte è molto comoda, molto facile, oggettivamente molto molto utile, uno di quei piccoli aiuti nell'organizzazione di una giornata. Questa informazione è detenuta 9 su 10 da una municipalizzata che si occupa di gestire il trasporto pubblico. Questa società in-house, tendenzialmente all'amministrazione comunale, ha la disponibilità di questi dati, può tracciare la posizione degli autobus attraverso un GPS e può rendere disponibile questa informazione. Rendendola disponibile appunto in formato aperto, qualunque applicazione o qualunque sviluppatore volesse sviluppare un'applicazione sulla base di questi dati, è possibile farlo in maniera piuttosto semplice, quantomeno per chi ha le competenze per farlo. Da questo punto di vista, quindi, è interessante vedere come la pubblica amministrazione possa, semplicemente esponendo i propri dati, generare dei servizi aggiuntivi rispetto a quello che già produce. E in questa logica, se volete, il dato è una derivazione del servizio pubblico che può essere facilmente, che se reso disponibile in formato aperto, può essere facilmente riutilizzabile per generare nuove applicazioni. Considerate che noi utilizziamo dati aperti esposti dalle pubbliche amministrazioni di continuo. La maggior parte delle applicazioni che tutti consultiamo la mattina prima di uscire di casa per sapere se ci dobbiamo portare l'ombrello base su dati meteorologici forniti dalle varie stazioni che a loro volta sono dati pubblici e che da tempo moltissime delle stazioni meteorologiche italiane espongono in formato aperto e danno modo a qualunque operatore, che sia il meteo che guardi il TG piuttosto che l'applicazione che è sul cellulare, piuttosto che qualunque altro sistema che rielabora quei dati e fa le proprie previsioni del meteo. Può fare base su dei dati aperti, prodotti, generati dalla pubblica amministrazione, attraverso cui tutti i cittadini possono ricevere un servizio puntuale. Pensate a quanto critica, può essere la situazione meteorologica, per esempio, per chi esce in barca, piuttosto che per chi deve gestire l'agricoltura, vuole sapere bene come poter irrigare le proprie coltivazioni nel momento in cui sta per piovere o non piovere, gestire l'acqua, gestire il risparmio. Insomma, sono informazioni assolutamente preziose che le pubbliche amministrazioni rendono disponibili. Ugualmente, le cartografie che moltissimi architetti o quantomeno qualunque persona lavori nell'edilizia usa da tempo per progettare al meglio grandi spazi, per calcolare il rischio idrogeologico, per l'indice sulla rischiosità dei territori rispetto ai terremoti, insomma, ci sono una marea di informazioni che vengono rese disponibili anche in formato cartografico e sono un aiuto, una base, un elemento indispensabile per chiunque faccia progettazione architettonica. Ce ne sono veramente moltissime, e tutto questo grazie alla volontà, in moltissimi casi, della pubblica amministrazione di esporre i propri dati in formato aperto. Vedremo che non si tratta, diciamo, di una volontà che si limita al buon senso, ma è anche un'indicazione prevista per la legge. Però l'aspetto centrale, a mio avviso, cioè il modo in cui mi piacerebbe introdurre il tema dei dati aperti, è soprattutto quello del riuso. Cioè, le pubbliche amministrazioni devono, 9 su 10, esporre tutta una serie di dati per una questione di trasparenza, di accesso all'informazione pubblica, però l'aspetto più interessante, la cosa che davvero mi piacerebbe che passasse in queste chiacchierate che ci facciamo insieme, non è tanto l'idea che i dati devono essere esposti, devono essere accessibili per una mera questione di trasparenza, è più che altro l'opportunità che si dà a quei territori su cui i dati fanno riferimento di aprire nuovi servizi attraverso la possibilità che qualcuno all'esterno della pubblica amministrazione li vada a riutilizzare. Più avanti vedremo qualche altra applicazione. E il meccanismo, come vi dicevo prima, è abbastanza. La pubblica amministrazione sviluppa dei servizi di vario tipo. Questi servizi in maniera diretta, pensate al censimento, in maniera indiretta, pensate al trasporto pubblico di cui si parlava prima, producono dei dati. I cittadini in qualche maniera quei dati li hanno già pagati attraverso la propria contribuzione fiscale, quindi è logico, è eticamente corretto e rappresenta un'opportunità reale di sviluppo sociale ed economico, e quindi è importante che queste informazioni. Sono
In qualche modo vedremo tra un attimo che ci sono alcune caratteristiche, nulla di particolarmente trascendentale, alcuni accorgimenti alla portata di chiunque, necessari per rendere davvero un dato aperto. Ci sono dei vincoli però, dei vincoli indispensabili di cui una pubblica amministrazione che vuole esporre i propri dati in formato aperto deve tenere conto. È banale dirlo dopo anni e anni di GDPR, però è indispensabile ovviamente che i dati esposti da una pubblica amministrazione non presentino alcun problema di privacy. Chiaramente non posso esporre dataset sensibili da questo punto di vista perché vabbè, innanzitutto mi metterei dei guai e poi causerei un danno alle persone che come pubblica amministrazione mi hanno dato fiducia nell'amministrazione a cui fanno riferimento. Altro tema centrale che si verifica un po' più raramente, però comunque si verifica il tema della sicurezza, cioè alcuni dati esposti in formato aperto potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza di quei territori. Guardate, vi faccio un esempio estremo, però che ci aiuta un po' a capirci. Un po' di tempo fa abbiamo fatto un ragionamento di questo tipo intorno ai dati aperti con l'Istituto Geografico Militare, che come sapete da anni, forse da secoli, si preoccupa dell'aggiornamento della cartografia nazionale. Nelle loro mappe ci sono alcuni luoghi in Italia che sono cancellati, sono i luoghi dove ci sono le basi militari, e per una questione di sicurezza nazionale loro chiaramente le cancellano dalle mappe. In questo caso quei dati potrebbero rappresentare in qualche vincolo di sicurezza a livello nazionale, quindi in quel caso si decide di sottrarre il dato, di non esporlo. Però in generale, considerati questi due grandi blocchi, per il resto possiamo dire che non ci sia dato pubblico che la pubblica amministrazione non possa esporre a formato aperto. E davvero ad ognuno di questi dati corrispondono delle opportunità che davvero è veramente indispensabile che le pubbliche amministrazioni possano porre. La definizione è più o meno quella che vi ho dato adesso, cioè si fa riferimento ai dati aperti come informazione, qualunque tipo di informazione liberamente utilizzabile e riutilizzabile da chiunque. Da questo punto di vista, la pubblica amministrazione è una sorta di editore del dato, cioè le amministrazioni hanno titolarità su alcuni dei dati che detengono e quindi possono esporli in un formato aperto standardizzato che sia fondamentalmente leggibile da un'applicazione informatica. In gergo si dice formati machine readable, cioè formati che possono semplicemente essere letti da un qualunque file Excel, piuttosto che da un qualunque database, piuttosto che qualunque tipo di applicazione che appunto possa fare base su quei dati in formato digitale per sfruttarli al meglio. Vi dicevo, non tutti i dati esposti dalla pubblica amministrazione su internet possono essere considerati open data, cioè consideriamo davvero open data un sottoinsieme di quei dati che rispondono ad alcune caratteristiche peculiari. La prima è appunto l'accesso, cioè i dati per essere considerati open data devono essere accessibili da chiunque nella maniera più semplice possibile. Devono utilizzare dei formati aperti e standardizzati, come dicevamo prima, e devono adottare una licenza aperta, cioè una licenza che ne consente il riuso, che fondamentalmente consente a chiunque volesse riutilizzare quei dati che la pubblica amministrazione non gli andrà a fare causa per riutilizzo. C'è tutta una normativa intorno, la vediamo tra un attimo, ma proviamo a soffermarci un attimo su queste tre caratteristiche che sono centrali per aiutarci a capire che cos'è davvero un dato in formato aperto. Sui dati fondamentalmente si intende che devono essere indicizzati da un motore di ricerca, cioè una pubblica amministrazione per rendere accessibili i propri dati deve preoccuparsi di esporli sul proprio sito internet oppure su un catalogo dedicato, meglio però per tutta una serie di ragioni tecniche e anche organizzative, però l'aspetto essenziale è che chiunque ci può accedere con una banalissima ricerca su Google. E questo aspetto è centrale ed è anche abbastanza semplice da assolvere, nel senso la stragrande maggioranza delle pubbliche amministrazioni, si può dire tutte, detengono un proprio spazio online che 9 su 10 coincide innanzitutto col proprio sito istituzionale e poi spesso con una serie di siti tematici. La possibilità che i dati vengano caricati, vengono messi sotto uno di questi domini, di fatto abilita e soddisfa questa prima caratteristica dei dati. Seconda caratteristica, un po' più tecnica, è quella del formato. Partiamo dall'esempio peggiore. Molte pubbliche amministrazioni, soprattutto per un certo periodo, diciamo, adesso mi sembra di capire che le cose vadano molto meglio, però tutta una serie di informazioni come le determine, le delibere, insomma, tutti quegli atti che venivano in qualche modo
firmati da qualcuno, venivano tendenzialmente fotocopiati con una fotocopiatrice che faceva un'immagine statica ed esposti su internet in formato digitale, PDF, però un formato immagine, banalmente, provando a selezionare del testo da quei file PDF non veniva fuori nulla. Esattamente questo è l'esempio peggiore rispetto a cosa significa open data, cioè nel momento in cui una pubblica amministrazione fa in maniera cosciente open data, espone dati in formato aperto, quei dati devono essere leggibili innanzitutto da un'applicazione. Ci sono una serie di formati, una serie di situazioni in cui questa cosa avviene. Pensate al codice a barre che vedete sui prodotti al supermercato, piuttosto che i QR code che utilizziamo sul cellulare per entrare nella metropolitana qui a Roma, piuttosto che quando c'era il Green Pass. Vedete, in questo caso si tratta di formati che vengono letti innanzitutto da macchine. Se io guardo un QR code non ci capisco nulla, perché evidentemente non sono io il destinatario di questa informazione, ma deve essere una macchina che possa, ottico, che possa leggerla al meglio. Di fatto con i dati si tratta di fare soprattutto la stessa cosa, cioè si tratta di esporre dati in maniera tale che le macchine, le applicazioni possano leggerle nella maniera più semplice possibile. Considerate che c'è una letteratura abbastanza solida in tema di open data in generale, in particolare in tema di formati dei dati. Questo signore che vedete sullo sfondo della slide si chiama Tim Berners-Lee, tra le varie cose fondatore di Internet, insomma uno dei nomi tutelati. E sin da subito si è molto interessato al tema dei dati aperti, ha definito questa scala di valutazione per aiutarci a capire come possiamo esporre dati in formato aperto che si articola in 5 livelli. Cioè il primo, il peggiore, ve lo dicevo prima, è il formato PDF statico, assolutamente inutile se non agli occhi di una persona. Un formato più avanzato è il formato XLS, che è il banalissimo Excel, quello che abbiamo salvato tutti sui nostri computer, che già è leggibile da un'applicazione informatica, ma presenta un problema, un formato proprietario, non è un formato aperto, nel caso specifico è un formato standard di Microsoft, e quindi non può essere considerato come formato open. Il passo appena successivo, quindi siamo al terzo livello, di qui in poi possiamo davvero considerare i dati come dati aperti, è il formato CSV. Che è il formato più facile, più banale per l'esposizione dei dati, dove semplicemente i valori sono divisi tra uno e l'altro da delle virgole. È un formato che praticamente con qualunque applicazione informatica, a partire dal Notepad che avete sul computer fino ai Python, insomma, è la cosa che si presta meglio ad essere reinterpretata da qualunque macchina. E poi ci sono i formati tecnicamente più evoluti, formati linkati, dove i dati vengono linkati l'uno all'altro. Il discorso tecnicamente sarebbe un po' lungo, però considerate sempre quello che si diceva all'inizio, cioè quanto più il formato del dato è evoluto, tanto più da quei dati si presume che discendano delle applicazioni più interessanti, proprio perché i dati, avendo un formato più evoluto, acquistano un valore maggiore. In generale possiamo dire, però, ci possiamo concentrare sul fatto che basta semplicemente aprire un file, un database qualunque, cliccare su Excel, salva con nome, e nella tendina tra le varie opzioni, cliccare su salva in CSV. Salvare quei dati, esporli online e di fatto già abbiamo fatto open data, quantomeno abbiamo fatto una forma di open data abbastanza primordiale, però che comunque funziona. Altro tema interessante, considerate che questi dati vengono esposti su internet, quindi hanno bisogno di farsi conoscere e riconoscere dai motori di ricerca, sia dai motori di ricerca, quelli che utilizziamo ogni giorno, l'indicizzazione di Google, di Bing, di qualunque altro sistema di motore di ricerca, ma anche di farsi riconoscere in situazioni di analisi un po' più avanzata. Ci sono delle applicazioni che fanno una roba che in gergo informatico si chiama harvester, tradotto dall'inglese è proprio la parte del raccogliere il grano dai campi. Fondamentalmente, da un punto di vista tecnico-informatico, è la stessa roba, cioè sono delle applicazioni che vanno, visitano i siti e raccolgono dati in maniera strutturata, e chiaramente funzionano meglio se questi dati sono descritti bene.
Per descrivere i dati, tendenzialmente si fa riferimento a uno standard di metadati, che è quello che viene fornito dalla, o quantomeno fortemente suggerito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che è il profilo italiano dei metadati di GetApp.it. Di fatto è una serie di informazioni standard attraverso cui è facile attribuire una serie di caratteristiche ai dati, è facile descriverli e permette, tra le varie cose, a quei dati di essere indicizzati nella maniera migliore possibile secondo uno standard europeo. Il fatto che lo standard sia europeo significa fondamentalmente che qualunque sviluppatore o qualunque sistema di harvester o qualunque modalità di raccolta dei dati, anche a livello internazionale, anche a livello europeo, avrà le caratteristiche. Quindi da questo punto di vista la metadatazione del file è un elemento di valore al pari di quello, quasi al pari di quello del formato. Non è è una roba molto più complicata a dirsi che a farsi, da descrivere. Considerate che una larga parte dei campi è l'anagrafica del soggetto titolare del dato, quindi una volta che abbiamo compilato la parte di anagrafica per un dato di un'amministrazione sarà in larghissima parte uguale quasi per tutti. C'è una serie di informazioni che invece riguardano le date di aggiornamento e anche lì è molto facile desumerle in maniera automatizzata. Quindi tendenzialmente la metadatazione, semplicemente saperlo di doverlo fare, ti mette nella condizione di farlo nella maniera più facile possibile. Terzo punto, indispensabile ai fini della buona riuscita di un percorso di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico in modalità open data, sono le licenze. Per licenze si intende l'attribuzione di una sorta, cioè se ci pensate, una sorta di contratto tra chi espone il dato e chi lo andrà a riutilizzare. Qualunque opera di ingegno viene esposta, viene licenziata attraverso una licenza. Pensate, non so, sfogliate uno dei qualunque libri, da qualche dei qualunque libri che avete a casa, da qualche parte ci sarà scritto tutti i diritti riservati, cioè lì è la casa editrice e l'autore che si preoccupano in termini di legge di riservare i diritti sull'utilizzo di quell'opera. Dal momento che parliamo di pubblica amministrazione, quindi parliamo di conoscenza aperta, prodotta, come dicevamo prima, grazie al contributo di tutti, si può in qualche maniera presumere che le pubbliche amministrazioni non siano proprietarie di quel dato, ma gestiscano quel dato in funzione della collettività. È un po' come un parco pubblico, una strada, non appartiene all'amministrazione, è l'amministrazione che la gestisce con la finalità di rendere, di ampliare per quanto più possibile il valore pubblico di quell'oggetto. Con i dati è esattamente la stessa cosa. La licenza ci permette di esporre dati e di dire a chiunque li volesse riutilizzare: guarda, puoi prenderli, puoi farne quello che vuoi, devi rispettare qualche caratteristica che adesso vediamo, ma di fatto sono cose molto banali, e puoi riutilizzarli come meglio credi per farci quello che meglio credi. 9 su 10 il riutilizzo dei dati finisce per generare valore pubblico, perché da un lato quei dati possono essere motore di trasparenza, quindi possono aumentare la conoscibilità dell'informazione pubblica, possono essere utilizzati da ricercatori, da sviluppatori, da chiunque abbia interesse a derivarne un uso diverso, possono essere mescolati con dati di fonte pubblica e dati di fonte privata per generare delle applicazioni ancora più interessanti. Sostanzialmente la licenza non pone limiti la licenza riesce, da un punto di vista legale, a non porre limiti al riuso dei dati. Considerate che di dati ce ne sono, di licenze ce ne sono tante, negli anni se ne sono susseguite tante, ci sono delle licenze molto che caratterizzano il software aperto, che più o meno è una logica simile al software open source, ci sono delle licenze che invece sono molto stringenti, che appunto sono quelle che caratterizzano le opere di ingegno come la musica piuttosto che la letteratura, il cinema. E poi ci sono delle licenze che permettono di scalare i diritti del proprietario, sono quelle che ci interessano di più. È più o meno standard internazionale considerare le licenze Creative Commons come la licenza migliore per questo tipo di operazione, proprio perché è una licenza internazionale ed è conoscibile da chiunque. Le licenze Creative Commons ce ne sono varie, permettono di scalare i diritti sul riutilizzo di un'opera. Tendenzialmente la migliore per i dati esposti in formato aperto della pubblica amministrazione è questa qui, la licenza 4.0 CC BY Internazionale. Internazionale significa che è una licenza acquisita in tutte le più o meno nella stragrande maggioranza delle normative di qualunque paese del mondo. Quindi una pubblica amministrazione che, ricapitolando un attimo,
Una pubblica amministrazione volesse esporre un qualunque dato in formato aperto, dovrebbe semplicemente prendere quel dato su Excel, un dataset in Excel, un elenco di strade, caratteri, la posizione delle fontane dentro un comune, per esempio. Potrebbe prendere quel dato che magari ha in Excel, salvarlo in formato CSV, caricarlo in una qualunque directory del proprio sito e scriverci da qualche parte, oltre che alla descrizione dei metadati che dicevamo prima, che questo dato viene esposto attraverso una licenza di tipo attribuzione 4.0 internazionale CC BY e a quel punto avrebbe fatto open data. Quindi davvero da un punto di vista pratico l'esposizione di dati in formato aperto è una roba, diciamo, accessibile a chiunque abbia delle competenze informatiche di base. La cosa importante da questo punto di vista è considerare come il tema dei dati aperti da molti anni, non solo guardando i piccoli comuni, ma anche guardando ai grandi distributori, produttori di dati pubblici, ministeri, le agenzie, le qualunque pubblica amministrazione che abbia una base molto molto ampia, può contribuire in maniera determinante allo sviluppo socio-economico di un paese. Considerate che una riflessione che l'Unione Europea fa dalla fine degli anni 90, iniziando a riflettere su quanto importante sia l'accesso al patrimonio informativo pubblico e quanto l'accesso possa effettivamente generare valore pubblico semplicemente attraverso la sua esposizione in formato accessibile a chiunque. Il tema è centrale anche, evidentemente, non solo nella normativa italiana, ma anche nelle attività delle pubbliche amministrazioni, al punto che il codice dell'amministrazione digitale, che come sapete è l'insieme di norme che disciplinano il digitale nella pubblica amministrazione, ha previsto da tempo un articolo dedicato ai dati aperti e soprattutto ha previsto che ci sia un ente di portata nazionale che si occupi, della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico attraverso una serie di attività. Quest'ente è l'agenzia, ovviamente l'Agenzia per l'Italia Digitale, che presidia il tema dei dati aperti in maniera assolutamente proattiva da molto molto tempo attraverso una serie di iniziative. Una di queste, probabilmente la più interessante per anche in logica di riuso, in logica di accesso ai dati, è la pubblicazione e il mantenimento del portale nazionale dati.gov.it. È il portale che raccoglie tutti i dati esposti da qualunque pubblica amministrazione italiana che abbia federato il proprio portale col portale nazionale. Significa, anche qui nella maniera molto molto pratica, che nel momento in cui la pubblica amministrazione espone i propri dati in formato aperto, comunica all'AGID di averlo fatto e lì parte un sistema automatico che va a prendere quei dati e li porta direttamente dentro al portale, il portale nazionale. L'aspetto più interessante, come vi dicevo prima, in larga parte il tema dei dati aperti è molto ben disciplinato anche a livello europeo. Quindi il nostro portale nazionale dati.gov.it, insieme a tutti gli altri portali nazionali di tutti gli altri paesi europei, quello francese, quello spagnolo, con qualunque altro portale di qualunque altra nazione europea, alimenta un portale più grande, il portale europeo dei dati, che raccoglie tutti i dati di tutte le pubbliche amministrazioni italiane. Quindi pensate a quell'archivio di dati davvero come una risorsa di enorme valore da un punto di vista del valore digitale della pubblica amministrazione. Pensate a quanto rilevante possa essere per uno sviluppatore che volesse sviluppare un'applicazione che si basa sui dati, tipo quelle che abbiamo visto prima, le applicazioni che vi facevo vedere sull'applicazione che ti permette di conoscere i tracciati di spostamento dei mezzi pubblici, i cosiddetti trip planner si chiamano, cioè quell'applicazione ti permette di pianificare un viaggio, un po' come fa Google Map, che ti dice: se sei qui e vuoi andare a Londra domani, la strada da fare è questa, quest'altra, devi prendere l'autobus, arrivare al treno che ti porta in aeroporto, poi puoi prendere questo aereo. Una volta che arrivi all'aeroporto di Londra, per arrivare a South Kensington, devi prendere la metro B e muoverti. Tutto questo è possibile grazie al fatto che questi dati siano accessibili in formato aperto e che è estremamente prezioso per uno sviluppatore che si trovino tutti in un unico luogo. La condizione per permettere a questi dati di entrare tutti nello stesso posto senza creare confusione sono appunto i metadati di cui parlavamo prima. Quindi da questo punto di vista è assolutamente centrale ragionare in un percorso di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico in maniera organica, tenendo conto di tutte le cose che dicevo un attimo fa.
Altro tema centrale rispetto alla rilevanza dell'open data a livello nazionale è come sia il governo che le agenzie tecniche, nel caso specifico l'AGID e anche il Dipartimento per l'innovazione digitale, abbiano da anni ormai, credo che siamo alla quarta o alla quinta versione di quello che è la strategia nazionale sul digitale, cioè il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Che dedica un intero capitolo ai dati della pubblica amministrazione che al suo interno ha una parte dedicata appunto all'open data. Peraltro, è un tema di cui si parla molto, da quest'anno, nell'ultima revisione del piano triennale, accanto al tema dei dati, si viene associato dal piano triennale il tema dell'intelligenza artificiale, che fondamentalmente si nutre di dati. Quindi sono due cose che vanno molto molto d'accordo. E anche in questo caso l'esposizione dei dati in formato aperto della pubblica amministrazione, oltre a generare i riusi di cui parlavamo prima, può anche essere diciamo, il carburante principale che permette all'intelligenza artificiale di funzionare al meglio. Da questo punto di vista, la questione della gestione documentale piuttosto che dell'archiviazione delle informazioni della pubblica amministrazione, ragionando in questa logica, quella suggerita dal piano triennale, inizia a diventare estremamente preziosa per facilitare la nascita di intelligenze artificiali, di modelli linguistici molto molto ampi, che da un lato si basino sui dati in formato aperto e dall'altro su tutti i documenti pubblici. È verosimile che di qui ai prossimi anni si ragionerà in una logica abbastanza assonante a quella utilizzata per i dati adesso, anche per tutta la documentazione della pubblica amministrazione. Avere tutte le informazioni pubbliche che convergono in un unico luogo secondo standard comuni significa potenziare la possibilità che le stesse pubbliche amministrazioni, grazie ai dati che hanno prodotto in passato, possano nutrire delle intelligenze artificiali che rendano più facile il proprio lavoro in futuro. Magari su questo torneremo a parlarne in un prossimo webinar. Però è centrale, a mio avviso, il tema che è il tema dell'incrocio tra dati esposti in formato aperto e intelligenza artificiale. In questo momento sarebbe assolutamente opaco, sarebbe assolutamente miope parlare di una senza l'altra. Un'altra iniziativa portata avanti dall'AGID, e siamo credo anche qui alla terza o alla quarta revisione, questo documento sono le linee guida per l'open data. Il nome è quello del CADO, quindi c'è questo nome un po' complicato, linee guida recanti regole tecniche per l'attuazione del decreto, però di fatto sono le linee guida sull'open data dove fondamentalmente in maniera molto operativa, molto chiara e molto puntuale, l'Agenzia per l'Italia Digitale supporta le pubbliche amministrazioni per organizzarsi al meglio nell'esposizione dei dati in formato aperto. Sono un documento interessante da vari punti di vista, nel senso che da un lato si fa il punto su tutte le caratteristiche organizzative che una pubblica amministrazione deve adottare nel momento in cui fa open data, poi chiaramente si guarda i dati, alle regole tecniche dei dati, e si guarda i vari tipi di dati, cioè i dati geografici, i dati amministrativi, i dati per la trasparenza, quindi aiuta molto a orientarsi su come esporre dati in formato aperto. Ed è anche molto molto interessante in termini di open government, quindi di trasparenza, di accesso alle informazioni pubbliche, il fatto che l'AGID abbia deciso, cioè in coincidenza di ogni revisione di queste linee guida, avvii una consultazione pubblica di portata nazionale, che nell'ultimo caso si è sviluppata sulla piattaforma Partecipa, che è la piattaforma di partecipazione delle pubbliche amministrazioni centrali italiane. E quindi fondamentalmente l'AGID ha esposto una bozza di queste linee guida e ha chiesto a chiunque, quindi a pubbliche amministrazioni, a sviluppatori, a tecnici, ad avvocati, a chiunque abbia esperienza che in qualche maniera sia coinvolto nella definizione delle politiche di open data, di dire la sua rispetto alla bozza iniziale del documento. È stata una consultazione che, peraltro, come Formez abbiamo seguito direttamente, è stata molto interessante e anche qui è, diciamo, a mio avviso, molto istruttivo da questo punto di vista, cioè davvero investire in trasparenza, investire in partecipazione, investire in collaborazione tra soggetti diversi, 9 su 10. È un investimento, nel senso richiede tempo e delle volte richiede anche finanziamenti, però il risultato è stato un documento prodotto
chiaramente con tutta la solidità tecnica che può dare un'agenzia come Italia Digitale, ma anche attraverso gli spunti, le osservazioni, i contributi di tutta la comunità di sviluppo intorno al tema dei dati aperti. Ed è interessante anche come modello, nel senso come modello di politica pubblica che viene definita a livello centrale e poi viene molto dialogata prima di assumere la sua forma definitiva. Ci avviamo verso l'ultima parte di questa chiacchierata, posto che non ci siano domande su questa parte, provo a guardare la chat, ma non mi pare ne siano arrivati ancora. Proviamo a guardare come il tema dei dati aperti possa essere approcciato dai comuni e possa in qualche maniera rappresentare un'opportunità, ancora una volta, per tutti i comuni che si volessero confrontare con questo tema. Guarda, ci sono molti, molti comuni italiani che da tempo fanno open data, lo fanno in maniera molto solida, hanno delle comunità di sviluppo, hanno generato nel corso del tempo anche delle forme molto, molto evolute di open data, dove alla mera esposizione del dato in formato aperto è associato qualcosa in più. Per esempio, a me piace molto il modo in cui da anni la città di Bologna, in particolare una collega della città di Bologna che si chiama Pina Civitella, che non smetto mai di ringraziare, che è sempre stata molto, molto collaborativa anche nei nostri confronti, da tempo porta avanti un'operazione molto solida di valorizzazione del proprio patrimonio informativo pubblico e, ripeto, non si limita a esporre dati, ma su quei dati genera con cadenza più o meno mensile delle narrazioni che permettono agli abitanti di Bologna e a chiunque ne sia interessata di capire attraverso quei dati come sta andando, come si sta evolvendo la città. Vedete, questa è l'home page del portale e in basso, prima ancora di accedere, cioè appena sotto la finestra del motore di ricerca sui dati, ci sono una collezione di storie che bolognesi chiamano in maniera anche molto colorita, anche molto rappresentativa, il respiro di Bologna, il respiro della città, attraverso cui è possibile comprendere cosa sta succedendo, quali sono le novità più interessanti, le colonnine per le biciclette, il wifi, la rivelazione del flusso dei veicoli, cioè c'è un racconto, associato al dato, c'è un racconto fatto in maniera editoriale, in maniera molto ricca, molto puntuale di quello che sta avvenendo in città. A questa attività viene ulteriormente rilanciata con cadenza un po' meno frequente, la possibilità di conoscere in maniera puntuale delle cose che avvengono in città attraverso, sempre partendo dai dati. Quindi in questo caso si tratta di una sorta di data journalism, cioè di giornalismo basato su informazioni, puntuali esposte attraverso dei dati che genera delle storie, che genera delle opportunità di maggiore comprensione dei fenomeni che stanno avvenendo in città. Vi dicevo, è uno degli esperimenti più interessanti di un comune che porta avanti i dati, che porta avanti un'operazione di open data e lo fa caratterizzandosi, ripeto, non solo attraverso il mero adempimento, la mera trasparenza, ma anche prendendo quelle informazioni e generando delle storie che poi diventano accessibili e comprensibili a chiunque. Per esempio, uno degli aspetti più interessanti, una delle storie più interessanti ormai da qualche anno, però secondo me vale molto la pena ritornarci, proprio perché ci aiuta a capire come la conoscenza di un territorio attraverso delle informazioni puntuali possa generare valore per tutti e possa migliorare la vita di quei territori. E questo articolo di Isaiah Invernizzi, che è un giornalista che ha fatto varie cose, che ultimamente lavori al Post, il giornale online di Luca Sofri, e lui è di Bergamo, lavorava a Bergamo, lavorava per questo giornale della città, e nel momento in cui la sua città ha esposto in collaborazione con l'Istat i dati sugli incidenti che avvenivano nella città di Bergamo, ha iniziato a collezionarli, ha iniziato a scrivere una serie di articoli che presentavano l'incidenza di un certo tipo di incidenti dentro alcuni punti in particolare della città, aiutandosi con una serie di tool, di strumenti online che appunto sono tool di data journalism, che presentano i dati in maniera molto accattivante e molto comprensibile. Per esempio Flourish, che è questa animazione, lo vedete nella slide, quindi è statica, però se cliccate in basso su quel link potete andare a vedere questa animazione molto interessante che guarda, che non solo vi mostra la frequenza degli incidenti sul territorio di Bergamo in un periodo che va dal 2002 al 2018, ma li colloca anche sulla mappa.
Così come c'è la progressione temporale, ci sono alcuni punti che si colorano di più e altri invece che restano un po' più, cioè ci sono alcuni luoghi che hanno degli incidenti episodici una volta ogni 2 o 3 anni. Ci sono altri luoghi, sono i pallini quelli più larghi, quindi con maggiore frequenza, in cui gli incidenti avvengono appunto in maniera molto molto più frequente. Questa serie di articoli di Sien Vernizzi all'epoca ha generato nella città di Bergamo un dibattito molto molto acceso su come ci fossero, come credo ci siano più o meno in tutte le città, cioè dei luoghi che sono, che per ragioni storiche, perché nessuno ci ha mai pensato, perché è più comodo lasciare le cose così come sono, vengono abbastanza abbandonati a se stessi e diventano occasione di rischio stradale. Il dibattito che è scaturito da questa serie di articoli chiaramente è stato intercettato dai vertici della città, dal vertice politico, dai vertici amministrativi, e sono state fatte alcune piccole accorgimenti di carattere architettonico su alcuni angoli, su alcuni incroci, su alcuni luoghi della città, quelli dove avvenivano maggiori incidenti con maggiore frequenza, ed effettivamente si può notare nello sviluppo della curva che questi luoghi da un certo punto in poi diventano molto molto meno pericolosi. A mio avviso questa storia è importante proprio perché ci dimostra come l'esposizione di informazioni certe, certificate da parte della pubblica amministrazione, messe online in formato aperto, può abilitare tutta una serie di situazioni che inizialmente non erano previste, come il fatto che un giornalista si interessi a questa cosa, sia abbastanza in gamba da riuscire a costruire una storia, sia abbastanza preparato da riuscire a raccontare questa storia nel modo migliore, anche attraverso utilizzando applicazioni di questo tipo, e possano generare delle occasioni di miglioramento di quei territori. Cioè non è soltanto l'accesso all'informazione pubblica in logica di trasparenza, non è soltanto il riuso dei dati in logica di sviluppo economico, ma è proprio come un territorio, attraverso situazioni di questo tipo, attraverso eventi di questo tipo, possa migliorare se stesso, aprendo un dibattito pubblico, interessandosi, magari mostrando dei fenomeni noti a tutti, che però esposti anche attraverso la solidità di un dato, la certezza di un dato, diventano molto, molto più centrali e possono migliorare la vita in quei territori. Ed è interessante, quindi vi consiglio anche di leggere questo pezzo di Bergamo in Chiaro, che comunque è una sorta di sito tematico del comune di Bergamo, in cui effettivamente si fa un po' una sintesi della storia che ho appena raccontato, in cui sostanzialmente la città di Bergamo dice, a valle del dibattito che si è generato anche attraverso l'accesso ai dati pubblici, gli interventi che abbiamo fatto sono questo, questo, quest'altro e quest'altro ancora, ed effettivamente la curva degli incidenti che si venivano a creare in alcuni punti della città è molto molto migliorata, insomma quei luoghi sono molto molto meno pericolosi. Poi chiaramente è arrivato il Covid, tutte queste statistiche vengono falsate perché non c'era più traffico in quegli anni, quindi è tutto un po' così, però è veramente interessante che anche la città prenda, cioè, i vertici della città prendano consapevolezza di rispetto, partendo da un dibattito pubblico basato su delle evidenze, appunto possono arrivare dai dati aperti, si possa migliorare la vita di quei territori. Altro esempio di come i dati aperti possono migliorare la vita di ogni giorno è questo qui. Considerate che questo potrei essere io 2 o 3 volte alla settimana quando entro sul mercato tornando dal lavoro e mi chiedo cosa cucino stasera a mio figlio, perché è una di quelle domande che ci poniamo tutti, a cui difficilmente è facile dare risposta quando torni dal lavoro, sei stanco, devi decidere cosa cucinare in quella mezz'ora che ti resta. E chiaramente, poco un po' come il personaggio di questo film, qua tendenzialmente guardo il bancone al supermercato e non so mai che cosa pescare, però ho un aiuto perché mio figlio è ancora in età scolastica, a casa, nella sua scuola c'è la mensa, quindi lui ogni giorno a scuola mangia qualcosa, quindi se ha mangiato verdure a pranzo, io posso tranquillamente mettergli su una cotoletta che la mangia volentieri e diciamo, supero il problema della cena in maniera abbastanza agevole. La possibilità di farlo, cioè la possibilità di conoscere in maniera puntuale cosa mangerà mio figlio a scuola oggi, domani e dopodomani, per i prossimi 3 o 4 mesi, se non ricordo male, mi arriva da questa applicazione qui che si chiama Scuola Menù, è attiva nella stragrande maggioranza dei comuni italiani che io sappia, e funziona così.
Nel momento in cui la scuola definisce, anziché che avvenga a livello comunale, questo probabilmente voi ne sapete più di me, però ci sono dei contratti di servizio stipulati con le mense scolastiche che devono rispettare tutta una serie di parametri, anche da un punto di vista delle diete dei bambini e via discorrendo, e sulla base di queste gare d'appalto, la società che vince deve comunicare all'amministrazione il meno puntuale di, credo, di 3 mesi in 3 mesi. Quindi per ogni giorno noi di qui ai prossimi 3 mesi sappiamo esattamente cosa mangeranno i nostri figli a scuola. Questi dati in alcuni casi vengono esposti in formato aperto da molti comuni e grazie all'esposizione in formato aperto chi sviluppa queste applicazioni può andarli a prenderle, può tenerli aggiornati, li può caricare dentro questa applicazione e il padre del bimbo che si trova davanti al supermercato e deve sapere cosa può comprare, gli basta semplicemente prendere il cellulare, andare a guardare cosa ha mangiato a pranzo oggi e cosa mangerà domani, farsi due conti e centrare la cena giusta per quella serata. Ed è anche qui un'applicazione che può essere, che si nutre di dati pubblici e che può essere davvero, per esperienza personale, uno strumento assolutamente prezioso nella vita quotidiana perché ti aiuta a capire come muoverti, ti aiuta a capire cosa fare. È un ulteriore aiuto nella gestione domestica del frigorifero e delle cene da cucinare ai propri figli. E anche qui è un'esperienza che può essere, a cui si può arrivare grazie a dati aperti. Altro esempio che mi viene in mente, io davvero qui non so perché non ci sia un portale simile anche a livello italiano, posto che noi siamo un paese che praticamente vive di turismo, e questa iniziativa molto molto bella, piuttosto recente, del governo francese, dove sostanzialmente, vedete come vi dicevo prima, da un lato ci sono i dati della pubblica amministrazione, dall'altro ci sono gli sviluppatori che facendo base su quei dati offrono servizi. Questa scambio proficuo tra queste due categorie, cioè tra chi espone i dati e chi li va a riutilizzare, può avvenire chiaramente sotto vari tematismi. Uno dei più interessanti per un paese come la Francia, certamente lo sarebbe anche per un paese come l'Italia, è il tema del turismo. Quindi i francesi da tempo hanno questo portale dove da un lato tutte le pubbliche amministrazioni possono, una volta che hanno esposto i propri dati in formato aperto, possono segnalare. E il comune di Ostuni può dire: ho appena caricato la mappa georeferenziata delle spiagge attrezzate per la disabilità. Faccio un esempio, non ho idea se davvero ci sia, però potrebbe essere verosimile. Quindi il comune di Ostuni che ha mappato, cioè che da un lato ha realizzato questo servizio e dall'altro lo ha mappato, può andare su un portale di questo tipo, caricare il proprio dato e dire chiunque abbia interesse a sviluppare un'applicazione su queste informazioni lo può fare in maniera agevole. Google, da un lato, piuttosto che il piccolo sviluppatore, dall'altro, potrebbe mettere insieme tutte quelle informazioni per tutti i paesi, per tutti i comuni che hanno una faccia al mare, che magari un'applicazione che interessa a chi ha problemi di disabilità nell'accesso alle spiagge, quindi è davvero interessato a conoscere quali spiagge sono attrezzate in questo senso. E potrebbe avere una mappa molto facile, molto georeferenziata, quindi molto accessibile, molto semplice da utilizzare per chiunque abbia problemi di accesso e può farlo nella maniera più comoda possibile. Questo è uno dei mille esempi che ci possono essere. E capite, da quel punto di vista, se esiste una mappa di questo tipo, se esiste un dataset di questo tipo, se esiste una mappa di questo tipo, se esiste un'applicazione di questo tipo, e può essere occasione di nuovo turismo, perché magari quella persona che cerca quel particolare tipo di servizio, se non sa che c'è, scarta quella meta turistica. Se invece, grazie all'accesso ai dati e grazie alla diffusione dei dati e al loro riuso in applicazioni, queste informazioni è conoscibile da parte di chiunque nella maniera più semplice, è facile che diventi un'ulteriore occasione di sviluppo di quel particolare tema, nel caso specifico del turismo. Ma si potrebbero fare esempi di questo tipo su molte, molte altre caratteristiche tematiche dei dati. Per esempio, mi viene in mente, forse Luca Lopomo certamente lo saprà meglio di me, io ormai sono pugliese ma vivo lontano da casa da molti anni, la Regione Puglia da qualche anno organizza un calendario estivo di tutti gli eventi che si svolgono sul territorio. Quel calendario estivo, Luca, conforta questa mia ipotesi
qualsiasi, viene definito da tutti i comuni, viene comunicato alla regione, la regione sulla base di quelle comunicazioni definisce cioè un sito, un portale, se non ricordo male, detenuto dalla regione, e poi quei dati vengono esposti in formato aperto e possono diventare applicazioni che consigliano al turista che magari arriva dalla Francia o dagli Stati Uniti e si trova a Ostuni piuttosto che a Crespiane, vuole sapere cosa fare la sera o qual è il concerto più vicino al luogo in cui ha preso casa, può banalmente aprire il cellulare, guardare e dire: guarda, stasera a Melpignano c'è la pizzica pizzica, quanto dista Melpignano il luogo in cui sono? Boh, 7 km, boh, allora mi affaccio. E quindi diventa diciamo, un ulteriore servizio per chi arriva in quei luoghi e può conoscere la situazione. Luca, ho visto che hai aperto la webcam e il microfono. Puglia Evans per Puglia essere. Events, esatto. L'idea era proprio quella. Allora, due parole su come tutto questo è stato declinato in logica di supporto da parte del progetto Fast Piccoli Comuni. Immagino lo sappiate perché non è il primo webinar che frequentate, credo. Il progetto FAST Piccoli Comuni si attiva per microprogetti che tendenzialmente hanno una caratterizzazione chiaramente sul digitale e supportano le amministrazioni che decidono di intraprendere, le amministrazioni che aderiscono al progetto FAST e decidono di intraprenderle attraverso una serie di passaggi. Quindi sono dei piccoli kit dove lo staff del progetto supporta il comune affinché avvenga avvenga una nuova innovazione digitale. Di fatto sono accompagnamento. Io qui chiedo ovviamente a Irene, a Roberta, a tutti i colleghi che lavorano sul progetto, ancora una volta chiedo aiuto da casa, prima a Luca, poi Irene, insomma, cioè, chiedo aiuto a voi di conforto. Ecco, Eccoci. Sì, è così, è così. I temi sono questi, nel Certo. senso le condizioni abilitanti, la comunicazione, la trasparenza, la gestione documentale, la sicurezza delle informazioni. Quindi qualunque comune che ha aderito al progetto FAST sulla base di questo portfolio di possibilità che viene offerto dal comune può attivare un microprogetto piuttosto che un altro ancora. Chiaramente tutto questo vale per tutti i progetti, i microprogetti che vedete esposti in questa slide, è una forma di accompagnamento, quindi diciamo ci rendiamo veramente molto disponibili a sperimentare insieme a voi queste soluzioni, e tra i vari è possibile anche intraprendere insieme al progetto FAST un processo di valorizzazione del proprio patrimonio informativo pubblico attraverso i dati. C'è una scheda, attraverso i dati aperti. C'è una scheda, la scheda sostanzialmente abbiamo fatto un ragionamento di buon senso da un lato e di coerenza rispetto alle linee guida di cui vi parlavo un attimo fa, quelle esposte, quelle realizzate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, proprio per essere coerenti anche rispetto alla normativa. Questi sono i passaggi previsti da quella scheda. Come vi dicevo prima, esporre dati in formato aperto a valle della volontà di un'amministrazione di farlo da un punto di vista tecnico è assolutamente alla portata di chiunque. Il progetto FAST supporta tutti i comuni nel farlo, che volessero farlo, che volessero provare a sperimentare, e a mio avviso può anche essere una buona occasione per diciamo, rafforzare la sensibilità digitale di un'amministrazione nei confronti di un tema di questo tipo, delle licenze aperte e dell'accesso all'informazione pubblica. Davvero non serve molto altro se non un Excel, un sito, chiaramente per questioni di campanilismo di tutti i comuni che potevo prendere, ho preso il comune di Bari proprio perché c'è nostalgia di casa probabilmente in questi giorni. E questo, quello che vedete è un dataset esposto dal comune di Bari sul proprio portale istituzionale, cioè sul proprio catalogo istituzionale che si chiama opendata.comune di Bari o qualcosa di simile. E vedete, è assolutamente banale, nel senso c'è il dataset. La pagina ha un titolo, una descrizione, ha i file caricati in questo caso in formato CSV e in un altro formato che non riesco a vedere adesso, però insomma, sarà un formato open. E poi vedete in basso c'è metadati del dataset in cui sulla base delle indicazioni dell'Agenzia dell'Italia Digitale, dicevamo prima, quel dataset viene descritto e quindi viene reso accessibile a chiunque. Quindi davvero mi piacerebbe concludere questo intervento dicendovi che innanzitutto speriamo di avervi un po' incuriosito rispetto a questo tema. Ci auguriamo che possa essere tra i vari microprogetti, possa essere uno dei microprogetti scelti dai comuni, e proprio per rafforzare l'idea che a valle della volontà di farlo, poi organizzarsi per esporre dati in formato aperto e può essere una delle attività
autorità centrali di un'amministrazione pubblica, abbiamo pensato di chiedere a Luca Lupomo del comune di Crispiano di raccontarci com'è andato, di un comune non grandissimo che da tempo ha sviluppato un portale molto solido da questo punto di vista, dove espone dati preziosi per quella collettività che stanno, immagino, già generando delle applicazioni. Irene, passo la parola a te, credo, e poi io resto qui per qualunque cosa. Grazie Gianfranco, grazie appunto di averci dato tanti stimoli, insomma, aver dato a tutti noi, insomma, anche raccontato queste storie che insomma fanno capire che poi si possono fare tante cose e che abbiamo un patrimonio enorme da valorizzare. Chiedo appunto a Claudio, ringrazio innanzitutto Luca Lopommo che appunto ha accettato il nostro invito di raccontare la sua di storia, insomma, che credo che appunto sia una storia anche di, insomma, di passione e di amore per la comunità. E chiedo a Claudio, ecco, se di cominciare, insomma, attivare la sua webcam e insomma, cominciare a far raccontare a Luca un po' la sua esperienza. Bene, grazie Irene. Buongiorno sindaco, grazie per aver accettato di partecipare. Il titolo della nostra intervista è Si può fare. Grazie alla presentazione di Gianfranco Andreoli abbiamo capito quanto sia importante aprire i dati, quanto possa produrre valore. Adesso noi due dobbiamo convincere i piccoli comuni che ci stanno ascoltando che anche loro potrebbero realizzare cose di questo tipo. Io però prima di entrare nello specifico degli open data vorrei inquadrare un attimo il contesto. Quindi Comune di Crispiano, siete un comune collinare di circa 13.000 abitanti nell'entroterra di Taranto. Vedo che state lavorando anche per la digitalizzazione del comune e del territorio. E quindi la prima domanda che le farei è che cosa state facendo per la transizione digitale? State sfruttando i fondi del PNRR? Che fermento c'è in questo momento dentro l'amministrazione? Intanto buon pomeriggio a tutti e grazie per questo graditissimo invito. Andiamo subito nel tema. Sicuramente stiamo sfruttando questa grandissima opportunità dei fondi della transizione digitale per trasformare e adeguare la pubblica amministrazione a quelle che oggi sono le tecnologie e le abitudini anche dei nostri concittadini, dei nostri giovani e meno giovani concittadini che ormai con il cellulare in mano hanno grande dimestichezza e hanno imparato a gestire tantissimi servizi. Noi stiamo implementando, abbiamo preso quasi 600 mila euro di fondi della transizione digitale, praticamente tutti i bandi a disposizione li abbiamo presi e li stiamo trasformando in un sito nuovo comunale, in tantissima digitalizzazione documentale che è una delle problematiche, credo, di tutte le comunità, di tutte le gli enti territoriali, perché il cartaceo a volte occupa spazio, non mette a disposizione, a volte diventa anche un problema perché non i fascicoli di tanti uffici non trovano spazi adeguati, possono rovinarsi, possono perdersi informazioni preziose. Invece con la digitalizzazione riusciamo a conservare un patrimonio documentale importantissimo. Pensate alle biblioteche che abbiamo in tutti i nostri piccoli, medi e grandi comuni. Delle app per trasformare il rapporto del cittadino molto più facilmente acquisibile in tante informazioni e tanti servizi. Un portale del cittadino per mettere a disposizione del cittadino tutte le proprie informazioni sui tributi, per esempio, su quello che bisogna pagare, quando pagarlo, come si può pagare e tante altre innovazioni. Tra queste Sindaco, sicuramente. le faccio subito una domanda cattiva. Le chiedo se i dipendenti la stanno seguendo in questa impresa, anche perché anche spendere bene quei 600.000 euro non sarà facile. I dipendenti stanno reagendo bene? E qui si introduce molto bene l'esperienza degli Open Data, perché è stata assolutamente fondamentale anche per accompagnare tutti gli uffici in questa trasformazione. Mi spiego meglio. Il primo passo che noi abbiamo fatto, grazie anche ai suggerimenti e consigli di due luminari in questo campo, ovvero gli amici Piero Paolicelli, detto Pier Soft, e Fedele Congedo, ci hanno suggerito e accompagnato in un primo step che è stato quello di fare un avvistamento sugli open data.
un progetto che loro stavano portando avanti con la Regione Puglia, noi ci siamo subito coinvolti. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto tre incontri online, eravamo in pieno Covid nel 2021, tre incontri online con tutti i dipendenti dei vari settori degli uffici per chiedere a loro, facendo comprendere quante informazioni ognuno di loro ha in possesso nei propri uffici, come valorizzare quel lavoro che spesso e volentieri rimane appunto chiuso dentro quattro mura e non viene valorizzato. E proprio chiedendo ai vari dipendenti dei vari settori, con i loro dirigenti che erano in ascolto anche dei propri dipendenti, che facevano stimolati ad arte per questa funzione, sono uscite fuori tutta una serie di suggerimenti straordinari. E sulla base di quei suggerimenti che poi noi abbiamo cominciato a costruire il portale Open Data e abbiamo cominciato a far realizzare quelle che erano le loro idee. Metterle proprio in evidenza sul portale. Penso per esempio all'archivio video della biblioteca comunale, penso alla mappa dei DEA all'interno della nostra comunità e penso a tante altre attività che sono nate proprio dai suggerimenti dei dipendenti, che si sono quindi sentiti coinvolti in questa opera di trasformazione e ci stanno seguendo. Bravi, mi sembra veramente un ottimo modello. Visto che ci siamo, mi piacerebbe ricostruire anche il percorso che dovrebbe fare un piccolo comune per fare queste cose. Avete fatto anche una delibera, ho visto? Sì, assolutamente. Quindi. Abbiamo fatto questo progetto, abbiamo nominato un team per la transizione digitale. E il team della transizione digitale negli affari generali, la dottoressa Mucci, il nostro RTD, ma la squadra che compone il team della transizione digitale è fatta da un gruppo naturalmente in capo alla dottoressa Mucci degli affari generali, ma poi ha un componente, un responsabile per ogni ufficio è nominato come referente per l'inserimento dei dataset per ogni ufficio. E poi la chiave, diciamo un po' furbesca, ma diciamo abbiamo toccato le leve più care ai dipendenti, che oltre ad essere la motivazione, la capacità sicuramente di entusiasmarli, è sicuramente il denaro, vuol dire, e quindi la performance e gli obiettivi delle posizioni organizzative nel nostro caso. E dei funzionari sono state condizionate da obiettivi trasversali per ogni ufficio e per ogni area, con l'impegno di inserire e creare almeno tre nuovi dataset per ogni ufficio ogni anno. Questo ci ha permesso in 2 anni di passare da 12 a 40 dataset sul nostro portale. Sì, ho visto che ci sono anche degli aggiornamenti, quindi complimenti. Mi chiedo, ho capito che in fase di impostazione siete stati aiutati da consulenti esterni, diciamo, da esperti esterni. Avete dovuto mantenere questo supporto anche in corso d'opera oppure è stato sufficiente un imprinting iniziale e poi adesso andate avanti con le vostre gambe? Beh, è stato sufficiente l'imprinting iniziale e andiamo avanti con le nostre gambe anche perché abbiamo un paio di dipendenti molto bravi sul digitale che hanno immediatamente compreso e messo in pratica queste tecniche e quindi non abbiamo bisogno, diciamo, di far sempre leva. Però abbiamo la buona abitudine di confrontarci almeno un paio di volte all'anno con questi esperti che ci aggiornano anche sulle varie tematiche. Siamo stati anche, diciamo, presi in considerazione nel circuito Open Task, un altro importante diciamo, innovazione che la Regione Puglia direttamente col Dipartimento dello Sviluppo Economico ha cominciato a implementare un portale Open Data per tutti i comuni che ne sono sprovvisti e hanno preso noi come esempio, abbiamo fatto una recente proprio un webinar dove la nostra best practice è stata presa ad esempio e quindi sono anche ulteriori opportunità di crescita e di motivazione che cresce anche all'interno degli uffici. Ho visto il 4 marzo avete ospitato questo evento del ciclo di Open Tools. E
Ho visto che fra i dati presenti in piattaforma avete anche delle rilevazioni relative al digital divide, quindi mi fa pensare che vi stiate ponendo il problema di come i cittadini potranno accogliere tutti i servizi nuovi che arriveranno grazie al PNRR. Com'è la Sì. situazione locale? Non solo abbiamo una mappatura perché appunto prima parlavamo anche dell'importanza dell'innovazione, dei cambiamenti che dovremmo naturalmente accompagnare con l'intelligenza artificiale, ma ricordiamoci che nessuna intelligenza artificiale funziona e funziona bene se non ha dei dati seri, dei dati esatti, dei dati certificati, dei dati che possano permettere di fare delle valutazioni positive. Il Digital Divide, grazie a diversi finanziamenti che stiamo intercettando sull'accompagnamento proprio della transizione digitale, creati dalla regione, ma anche dall'ambito territoriale, delle ASL della regione Puglia, stiamo, avendo, grazie, a questi finanziamenti, dei sportelli per facilitatori digitali, che sono condotti poi da dei NEET, quindi ragazzi dai 18 ai 29 anni che in questo momento non studiano e non lavorano, che vengono loro stessi formati e sono molto sensibili comunque, perché pur essendo magari ragazzi che non studiano e non lavorano, hanno comunque un telefonino, uno smartphone in mano, e sul digitale vi posso garantire che sono bravissimi a fare qualunque cosa. Diventano poi facilmente dei facilitatori digitali che, attraverso questi sportelli, ne abbiamo tre attualmente attivi, aiutano le famiglie delle persone magari più anziane, ma anche dei giovanissimi o delle persone di mezza età che non hanno grandissima dimestichezza con l'uso del digitale, dei servizi, soprattutto digitali, che una pubblica amministrazione può mettergli a disposizione, a imparare questo, ad alfabetizzarsi in questa nuova materia che è digitale. Ho visto che avete raggiunto una quarantina di dataset pubblicati, ho visto che c'è già un primo ciclo di aggiornamento rispetto all'anno scorso, quindi immagino che diciamo, dal punto di vista quantitativo e di qualità in termini appunto di aggiornamento state lavorando e con questo sistema della performance riuscite comunque a tenere, diciamo, in tiro, gli operatori. Mi chiedo invece dal punto di vista della fruizione dell'utilizzo di questi dati, se avete qualche riscontro, se avete già avuto qualche utilizzo, diciamo, che vi ha fatto capire che si stava creando valore, ecco. No, questo ancora manca, il tassello che ancora non si è creato del riutilizzo dei dati per creare valore esterno. Li riutilizziamo, diciamo, noi amministratori e parte politica per raccontare meglio e con maggiore, diciamo, novizia di particolari, delle cose che ci interessano raccontare. Per esempio, la crescita delle presenze degli arrivi turistici che negli ultimi 4 anni hanno avuto una grossa impennata, sono stati appunto supportati proprio dal dataset sugli arrivi e le presenze con i dati che ci vengono forniti dalla Regione Puglia, un dataset che può essere realizzato da tutti i comuni della Puglia perché la Regione fornisce già in open data questi dati, per esempio. Certo, manca questa possibilità, questo riutilizzo. E stiamo immaginando anche sempre all'interno della macchina amministrativa un riutilizzo anche elaborato e complesso. Faccio per esempio l'esempio della raccolta differenziata, il passaggio dalla raccolta differenziata alla raccolta puntuale. Oggi noi abbiamo in tanti casi, come il nostro, noi siamo un comune che fa la raccolta differenziata dal 2013, siamo ad una media del 74%, quindi già abbastanza performanti. Ma vogliamo fare un salto di qualità maggiore, come farlo con la tariffazione puntuale? Per fare la tariffazione puntuale, spesso e volentieri bisogna capire bene, e grazie a una ditta che segue questo esercizio sul nostro territorio, noi abbiamo tutta una serie di dati, proprio di tempistiche, di raccolta, di numeri di raccolta giornaliere, che ci permettono di capire che spesso e volentieri un operatore che deve fare una strada per raccogliere 10 cassonetti della plastica, e noi la raccogliamo 2 volte a settimana,
spesso e volentieri in una settimana passa davanti a tante case dove non mettono neanche fuori il cassonetto per la plastica. Questo ci consente di generare tutta una serie di dati che possono far prendere una decisione appunto alla parte politica di diminuire i passaggi della plastica settimanalmente, quindi risparmiare risorse per metterle poi su altri ambiti che magari servono maggiormente. Quindi anche queste analisi in futuro diventeranno sempre più elaborate. Ha fatto l'esempio prima Gianfranco delle strade incidentate, no? Noi lo stiamo facendo anche con il PUMS, Gianfranco, stiamo raccogliendo tutti i dati degli incidenti, che sono dati che tutti i comuni hanno perché hanno l'obbligo di comunicarli in prefettura ogni anno, che messi appunto su un grafico e con una fascia temporale abbastanza larga, può consentire a qualunque comandante dei vigili di qualunque piccolo comune anche di capire quali sono le strade più pericolose, dove mettere magari una rotonda all'interno di un, dove programmare una rotonda in un incrocio, dove mettere dei dissuasori, dove fare un passaggio pedonale rialzato, no? A servizio magari di scuole o di servizi pubblici. Quindi dobbiamo imparare a livello amministrativo a usare prima di tutto noi i tantissimi dati che le nostre amministrazioni hanno e che non sfruttano e che non utilizzano colpevolmente. Io, Sindaco, la ringrazio perché lei sta aggiungendo un tassello fondamentale a tutto quello che ci ha spiegato prima Gianfranco, e cioè l'importanza del governare con i dati, no? Esatto. E in questo senso l'iniziativa Open Data non serve solo a pubblicare dati, magari a volte senza sapere nemmeno se saranno utilizzati, ma serve a sensibilizzare sull'importanza dell'avere questi dati a disposizione, tenerli presente e usarli per decidere come gestire meglio il territorio. Posso farvi un altro esempio velocissimo, E Claudio? come? Certo. L'esempio, per esempio, è capitato proprio oggi una domanda a una cittadina che mi scriveva allarmata perché aveva letto dei dati che erano fermi al 2021 su Google da tutto città, aveva visto che erano fermi i dati di nascite e delle morti a Crispiano. Google diceva: ma perché? Come mai non vengono pubblicati quelli del 22 e del 23? Ma la fonte dei dati non era una fonte, no, ufficiale, è un portale, diciamo, economico che raccoglie sponsor e mette dei dati che sono comunque messi su Google. E io gli ho suggerito di andare a vedere appunto sul portale Istat. Sull'Istat abbiamo comune per comune tutta una serie di dati e io mi domando e chiedo anche poi ai livelli governativi superiori, perché non mettere appunto a disposizione e creare subito una interoperabilità tra i portali open data regionali, comunali e l'Istat direttamente, perché lì ci sono già i grafici, tra l'altro in formato Excel, che possono essere importati e messi a disposizione dei comuni. Esempio, se io voglio fare una scheda e una mappa storica delle nascite e delle morti nel comune di Crispiano, per vedere come la natalità purtroppo sta scendendo in maniera anche vorticosa e farmi un'idea che da qui a 5, a 10 anni le mie scuole elementari, le mie scuole dell'infanzia si spopoleranno e probabilmente avrò il problema di riutilizzare quei locali per altre ragioni. Quindi tutta una serie di pianificazioni e programmazioni che oggi possono essere realizzate se si leggono bene i dati, se si ha questa competenza maggiore in più. Benissimo. Io non so se sono arrivate delle domande, Irene, se c'è qualche domanda per Gianfranco o per il sindaco. No, non mi pare che ci siano domande. Guardate, io ne approfitto per un brevissimo inciso perché secondo me è sottovalutato questa cosa, ma l'open data spesso è anche un sistema di collaborazione tra amministrazioni, nel senso che banalmente, un esempio che ci riguarda, nel momento in cui abbiamo scritto il progetto FAST, nel momento in cui abbiamo iniziato a definire quelle che sarebbero state le attività, noi abbiamo fatto fondamentalmente un'operazione molto simile a quella a cui accennava Luca Lupo un attimo fa, cioè siamo andati a guardare tutti i dati resi disponibili dall'Agenzia per l'Identità Digitale sulla digitalizzazione dei piccoli comuni. Quindi abbiamo provato a mettere su un unico database molto ricco, grazie a tutte le informazioni che vengono esposte,
Tutti, partendo da, chiaramente dai database dell'Istat che ci davano la possibilità di guardare in maniera puntuale anche comuni piccoli che delle volte non sempre sono catturati dalle grandi statistiche nazionali. E quindi abbiamo potuto farci un'idea abbastanza puntuale di quella che sarebbe stata la situazione che il progetto sarebbe andato, sì, con cui il progetto si sarebbe confrontato su tutti i comuni di piccole dimensioni in Italia. E quindi definire le nostre attività, i microprogetti di cui abbiamo parlato un attimo fa, ma più in generale, proprio l'approccio del progetto al tema dei digitali, in una realtà, con delle realtà dove noi direttamente come Formez difficilmente siamo abituati a collaborare, perché insomma, forse è la prima volta, Irene, aiutami se magari dico, però noi tendenzialmente abbiamo sempre lavorato sul digitale, abbiamo sempre lavorato con agenzie nazionali, con regioni, con ministeri, però raramente siamo confrontati su una realtà che non conosciamo ancora. Immaginate quanto sarebbe stato complicato andare a chiedere all'Agid piuttosto che alla Ragioneria Generale dello Stato, piuttosto che all'Istat, tutte queste informazioni per poi farle collassare in un unico DB da cui apprendere come sviluppare un progetto tarato in maniera sartoriale sulle necessità dei piccoli comuni. Grazie all'esposizione di questi dati in formato aperto siamo riusciti a trovarli. Paralmente, con delle ricerche su Google, abbiamo scaricato i dati, messi in un DB che noi abbiamo costruito un unico DB e di lì abbiamo iniziato a tirare fuori una marea di informazioni. Ed è centrale questo aspetto, perché comunque collaborare tra amministrazioni, magari i canali ci sono, però devi andare lì, scrivere al collega, aspettare che ti risponda, chiedergli il dataset, non va bene, ne prendi un altro e poi devi fare un filtro. Invece la possibilità, l'accesso diretto ai dati salta quella parte e permette alla pubblica amministrazione di collaborare in maniera assolutamente proattiva, perché poi non puoi semplicemente andare lì, prendere il dato e declinarlo per l'uso che più ne hai, insomma, l'uso, la contingenza del momento. Assolutamente. Sì, è vero, vero, infatti è stato molto importante. E, io non so se non ci sono altre domande, ringrazio voi tutti, insomma, per, come dire, la competenza e la passione con cui avete raccontato e avete consentito che gli altri raccontassero, insomma, le loro storie. Mi sembra, insomma, una bellissima esperienza e una bellissima testimonianza questa del comune che appunto come diceva Claudio Forghieri, quindi si può fare, insomma, si possono fare tante cose e la cosa diciamo anche bella, insomma, è che è giusto anche raccontare, diciamo, storie belle, storie positive, insomma, anche in situazioni dove sappiamo che, insomma, le difficoltà sono tante, insomma, però sicuramente ne nasce grande valore, insomma, per noi tutti, per noi come cittadini, per le nostre comunità, insomma, vabbè, è inutile dire, insomma, ecco, il nostro grande patrimonio turistico, insomma, tutti i dati che abbiamo, insomma, gli esempi che avete fatto, insomma, sono molto significativi in questo senso. Volevo tornare sulla questione dell'interoperabilità che è uscita proprio per presentarvi, diciamo, il prossimo webinar che ci sarà il giorno, Dio, me lo sono dimenticato. Mi sembra il giorno 10, adesso vi condivido lo schermo. Ecco qua, e parleremo, diciamo, della piattaforma il giorno 10, perché appunto abbiamo fatto un cambiamento. Noi di solito questi webinar, questo ciclo informativo, insomma, l'abbiamo fatto di solito il giovedì per una serie di contingenze, perché ormai siamo nel pieno del lavoro anche con le nostre task force territoriali, eccetera. Abbiamo programmato questa attività invece di venerdì. Sarà venerdì mattina alla mezzogiorno e parleremo proprio della piattaforma digitale nazionale dati e quindi di quelle che sono le potenzialità per i piccoli comuni e che è appunto a proposito di interoperabilità un modo proprio per connettere, ritorniamo diciamo sul discorso che avete fatto poc'anzi, sul connettere le amministrazioni e dare valore e rendere in qualche modo concreto quel principio, insomma, di cui tanto si sente parlare del one solly, cioè
consentire ai cittadini di dare i loro dati una volta sola, cioè di non dover richiedere, cioè di non dover cioè dare alle amministrazioni più volte i propri dati e poter far sì che le amministrazioni comunichino tra loro e appunto si scambino i dati. Questo è molto importante, ci sono appunto anche delle scelte, insomma, che si stanno facendo in questo settore e quindi, insomma, è bene che ogni amministrazione, diciamo, possa cogliere, diciamo, tutte le possibilità, diciamo, che sono dietro queste scelte che, insomma, il nostro paese sta facendo in tema di digitalizzazione. Quindi vi ricordo sempre che, insomma, le nostre mail, sono queste che vedete nello schermo, che potete trovare, insomma, ulteriori per chi non fosse, diciamo, ormai coinvolto, insomma, già nelle nostre attività, per chi fosse nuovo, fosse, diciamo, si fosse inserito in questo ciclo da poco. Ci sono delle informazioni su FAST che troverete, diciamo, su questa pagina. C'è un'infografica che racconta un po' quali sono, diciamo, le modalità anche di attivazione dei progetti, come intendiamo lavorare, diciamo, con voi. E vi ricordo che a chiusura, diciamo, del webinar sarete portati su una pagina dove potrete appunto esprimere il vostro gradimento a questo webinar, a darci i vostri suggerimenti che, appunto, ripeto, sempre graditissimi, e anche su possibili temi e cose che possano, insomma, in qualche modo che vo volete approfondire, che possono, insomma, comunque stimolare, insomma, le vostre amministrazioni a lavorare su alcune cose. Insomma, ovviamente per quello che possiamo, diciamo, anche con i nostri esperti, insomma, cercheremo di venire incontro a queste esigenze. E se non ci sono altre cose, io veramente ringrazio tantissimo Luca Lopomo, ringrazio appunto i miei colleghi Claudio Forghieri, Gianfranco Andriola, e insomma speriamo, insomma, magari ci rivediamo presto, diciamo, anche per vedere magari se c'è qualche altro dei comuni che abbiamo coinvolto su FAST, insomma, che voglia lavorare su questo tema per scambiarci anche esperienze, perché, insomma, trovo che questa, insomma, creare anche una rete in questo senso è sempre cosa molto, molto positiva, perché appunto insieme si possono fare tante cose. Grazie a Quindi, voi e a disposizione. di nuovo, grazie a tutti e buona serata. Allora, alla prossima, al 10 maggio. Grazie mille, Grazie. buon pomeriggio. Buon pomeriggio.